Benvenuti a tutte e a tutti a questa interessantissima sessione della Conferenza Nazionale di Statistica, dal titolo La lezione della crisi per le statistiche demografiche e sociali, quanto mai importante e interessante. Abbiamo oggi la possibilità di ascoltare quattro diverse relazioni da studiosi e studiose che si sono occupati sia durante la pandemia, sia oggi che la pandemia sembra, almeno nella sua forma più grave, sconfitta, sta riflettendo ancora sulle possibilità di raccogliere la pandemia come una sfida ed avanzare nella produzione statistica dei dati e delle demografie statistiche e sociali. Senza perdere altro tempo, introduco il primo relatore, che è il dottor Onder Graziano dell'Istituto Superiore di Sanità. Benvenuto, a lei la parola. Grazie, grazie mille, dottoressa Farina. Allora, è un piacere essere qui oggi. Il tema della mia relazione sarà focalizzato sul sistema di sorveglianza dei decessi Covid-19, un sistema di sorveglianza che è nato l'indomani dell'emergenza Covid-19 nel marzo 2020 e che è tuttora attivo. Quindi questo è il focus della mia presentazione. Nella presentazione io parlerò sicuramente del sistema di sorveglianza dei decessi Covid-19, come è nato, dei risultati principali che questo sistema di sorveglianza ha ottenuto, delle criticità riscontrate, ma anche delle prospettive future legate a una sorveglianza clinica dei decessi. Ma cominciamo col sistema di sorveglianza Covid-19. Come è nato questo sistema? Questo sistema è nato all'indomani dell'inizio dell'epidemia. È nato come conseguenza di questa circolare del Ministero della Salute all'inizio del marzo 2020, circolare che obbligava le regioni ad inviare all'Istituto Superiore di Sanità i dati, le cartelle cliniche e i certificati di decesso dei deceduti SARS-CoV-2 positivi. È chiaro che questo è stato possibile, è un flusso nato in emergenza. Ed è stato possibile soprattutto grazie all'ordinanza 640 della Protezione Civile, che dava all'Istituto di Superiore di Sanità poteri straordinari per la raccolta dei dati legati al Covid-19. In pratica i deceduti SARS-CoV-2 positivi venivano identificati tramite il sistema di sorveglianza integrato dell'Istituto Superiore di Sanità. E le regioni e gli ospedali caricavano le cartelle cliniche e i certificati di decesso attraverso una specifica piattaforma nata e creata sempre in emergenza dall'Istituto Superiore di Sanità. Le cartelle cliniche venivano successivamente analizzate da un gruppo di medici all'interno dell'istituto, seguendo una procedura standard che consentiva di identificare o di trarre informazioni cliniche sulle principali patologie, sulla terapia utilizzata in queste persone, sulle tempistiche tra l'insorgenza dei sintomi e il decesso, piuttosto che il ricovero, sul ricovero in terapia intensiva, quindi una serie di informazioni cliniche piuttosto rilevanti. I certificati di decesso sono stati invece analizzati insieme all'Istat, in quanto questo è l'ente, l'istituzione che è preposta a svolgere questo tipo di analisi. Quindi non li abbiamo analizzati in un istituto, ma l'abbiamo fatto congiuntamente con i colleghi. Quindi, se questo è il modo, la modalità in cui è nato il sistema di sorveglianza, quali sono stati i risultati principali che abbiamo avuto da questo sistema di sorveglianza dei decessi Covid-19? Beh, li raggrupperò in due aree: i risultati legati all'analisi delle cartelle cliniche e quello legati ai certificati di decesso. Dall'analisi delle cartelle cliniche abbiamo tratto alcune informazioni importanti fin dall'inizio dell'epidemia. Quindi questi sono dati che abbiamo pubblicato già nel primo semestre del 2020, all'indomani dell'inizio dell'epidemia. E tra i primi abbiamo descritto come i decessi Covid-19 hanno un grosso carico di malattie preesistenti, di comorbidità preesistenti, in media più di tre malattie croniche preesistenti, quindi una vulnerabilità che favorisce gli effetti negativi dell'infezione.
Questo carico di malattie era molto elevato nei deceduti anziani, quindi con età superiore ai 65 anni, ma anche nei deceduti giovani, come vedete, il 44% dei deceduti con età inferiore ai 65 anni ha un carico di tre o più malattie croniche. E non solo questo, abbiamo anche analizzato le possibili complicanze legate all'insorgenza del Covid-19. Sappiamo che le complicanze respiratorie, l'ARDS, è la patologia più comune che causa la morte, il decesso nelle persone con il Covid-19. Però è anche vero che ci sono complicanze extrarespiratorie comuni in queste popolazioni. E quello che abbiamo notato è che alcune complicanze extrarespiratorie, come l'insufficienza renale, le malattie cardiache, l'infarto, principalmente le sovrainfezioni, sono molto comuni in questa popolazione. E sono stranamente più comuni nei deceduti giovani di età inferiore ai 65 anni rispetto a quelli anziani di età superiore ai 65 anni. Che cosa vogliono dire complessivamente questi risultati? Beh, questi risultati indicano che se negli anziani il decesso avviene più frequentemente come conseguenza di una vulnerabilità preesistente legata alla presenza di molte patologie croniche preesistenti, nei giovani si muore di meno, fortunatamente, ma si muore quando insorgono delle complicanze extrarespiratorie, quando insorgono delle complicanze che non interessano i polmoni, ma che possono interessare il rene, il cuore o che possono essere sovraimpressioni. Quindi questo è un dato abbastanza rilevante anche da un punto di vista clinico per studiare delle strategie atte a prevenire le complicanze peggiori e la mortalità da Covid. Abbiamo anche analizzato nello specifico alcune patologie, come per esempio la demenza. Sappiamo che circa 1 milione di italiani ha la demenza, una percentuale inferiore al 2%. Beh, nel campione dei deceduti la demenza era molto comune, intorno al 16% dei deceduti. E abbiamo fatto delle analisi specifiche che ci consentono di dire che i deceduti, opla, scusatemi, che i deceduti con demenza avevano meno sintomi respiratori, probabilmente chi ha la demenza ha una ridotta capacità di presentare sintomi come l'affanno, la tosse, una ridotta risposta anche immunitaria. Erano trattati in maniera meno intensa con antivirali e idrossiclorochina, anche se abbiamo scoperto che questi farmaci probabilmente, anzi sicuramente, non hanno alcun effetto, almeno quelli disponibili ad oggi, sull'andamento della malattia. Venivano ricoverati meno in terapia intensiva e avevano un tempo di sopravvivenza più breve rispetto a quelli senza demenza. Quindi ecco, ci hanno consentito anche di avere un quadro della situazione. E ultimi dati di alcune patologie. E ultimi dati che abbiamo pubblicato recentemente ci ha consentito di confrontare le caratteristiche dei deceduti vaccinati con quelli non vaccinati. Sappiamo che il vaccino offre una copertura importante, riduce fino al 90%, più del 90% il rischio di ricovero in terapia intensiva, riduce oltre il 95% il rischio di mortalità. Però purtroppo delle persone vaccinate che muoiono ci sono. E abbiamo analizzato le caratteristiche di queste persone, il gruppo fully vaccinated, paragonato con quelli non vaccinati, unvaccinated. E quelli vaccinati ma che hanno contratto un'infezione precocemente, quindi nei primi 14 giorni dopo il vaccino, quindi in cui sicuramente il vaccino non aveva garantito una protezione sufficiente. Ebbene, vedete che i deceduti pienamente vaccinati hanno un'età molto elevata, superiore agli 85 anni, e un carico di malattie estremamente elevato, una media di 5 malattie croniche. Quindi sicuramente sono un gruppo molto più complesso rispetto ai deceduti non vaccinati, molto più anziano e molto più complesso clinicamente rispetto ai deceduti non vaccinati o quelli che hanno contratto l'infezione precedente. Quindi anche questi dati sono importanti per definire, per dare delle informazioni circa indirettamente circa l'efficacia del vaccino, circa la popolazione maggiormente a rischio di eventi negativi nonostante la vaccinazione, che può beneficiare di una terza dose, cosa che in effetti è stata poi implementata. Abbiamo analizzato poi anche i certificati di decesso, questo vi dicevo lo abbiamo fatto insieme all'Istat, e soprattutto abbiamo guardato
quanto frequentemente ricorreva la diagnosi principale di Covid-19 nei certificati di decesso nel campione analizzato, nei deceduti SARS-CoV-2 positivi che venivano identificati nel flusso della sorveglianza integrata dell'Istituto Superiore di Sanità. E c'è stato a lungo nel paese una discussione dei deceduti con Covid piuttosto che deceduti per Covid. Ebbene, noi abbiamo stabilito che circa il 90% dei deceduti SARS-CoV-2 positivi erano deceduti per Covid, quindi che effettivamente non abbiamo sottostimato, o abbiamo sottostimato in maniera sovrastimato, scusatemi, in maniera minima l'impatto del Covid sulla mortalità. E che quindi gran parte dei deceduti effettivamente che noi abbiamo analizzato avevano il Covid-19 come diagnosi. E non solo abbiamo fatto questo, ma guardando i certificati di decesso abbiamo anche guardato le principali patologie che ricorrevano in questi certificati di decesso e abbiamo visto che effettivamente alcune patologie erano molto comuni, soprattutto nei giovani. Queste sono le patologie più comuni nei giovani: i tumori, l'obesità, disturbi del comportamento, alcune forme di epatopatia, le malformazioni congenite. Mentre altre patologie erano più comuni nei deceduti anziani, la demenza, le malattie cardiovascolari, la fibrillazione, le malattie delle basse vie respiratorie. Quindi sicuramente anche il pattern di malattie preesistenti varia in rapporto all'età e segue un pochino forse quella che è la distribuzione di alcune patologie nella popolazione generale. Con l'Istat abbiamo anche guardato le complicanze più frequentemente presenti nella popolazione, nei deceduti, che abbiamo analizzato. Mi invito a guardare il grafico in basso a destra che, raffigura, riporta i dati delle complicanze extrarespiratorie in rapporto all'età. E questi dati confermano sostanzialmente quelli delle cartelle cliniche perché ci dicono che le complicanze extrarespiratorie, cardiache, renali, embolia polmonare, shock, erano sostanzialmente più frequenti nella popolazione giovane sotto i 70 anni rispetto a quella anziana. Quindi conferma i dati dei certificati che vi ho presentato poco fa. I dati, scusate, delle cartelle cliniche che vi ho presentato. Quali sono le criticità che abbiamo riscontrato in questo tipo di sorveglianza? Quindi sicuramente dei dati importanti, dei dati clinici, forse gli unici che da un punto di vista nazionale abbiamo avuto a disposizione, però obiettivamente delle criticità sul terreno le abbiamo trovate. Le criticità sono legate al fatto che i dati che abbiamo analizzato sono prettamente dati retrospettivi, quelli delle cartelle cliniche in particolare. È chiaro che abbiamo avuto una difficoltà nella raccolta del dato clinico perché purtroppo ad oggi non esistono standard di raccolta di dati clinici, non c'è una standardizzazione o un minimo set di variabili che vengono raccolte a livello clinico, vale a dire che ci sono molteplici cartelle informatizzate, ma in realtà non c'è un'uniformità nella raccolta delle informazioni. È chiaro che non siamo stati in grado di coprire l'intero campione di deceduti, ma solamente una parte di questi. È chiaro che ne abbiamo raccolto un campione, analizzato un campione rappresentativo, ma voi capite bene che la necessità di dover analizzare una per una da parte dei medici dell'Istituto Superiore di Sanità le cartelle cliniche ha limitato la possibilità di coprire l'intero campione. Non ultimo il fatto che abbiamo identificato solamente i deceduti in ospedale, almeno per l'aspetto delle cartelle cliniche, quindi i deceduti in strutture residenziali come l'RSA o quelli a domicilio non avevano una cartella clinica e quindi non sono stati valutati. Quindi obiettivamente delle criticità su cui ragionare per il futuro sono state identificate. In particolare mi sentirei di dire la scarsa standardizzazione nella raccolta dei dati clinici, il fatto che ogni ospedale, ogni clinico raccoglie informazioni di tipo differente. Questo sicuramente un impatto lo può avere. In più tenete conto che nelle primissime fasi dell'epidemia, quando gli ospedali erano sovraccarichi di pazienti, non è stato possibile, la qualità delle cartelle cliniche non era ottimale, ma questo non per colpa dei clinici, ma evidentemente per la difficoltà nella raccolta delle informazioni nella situazione. Ci sono anche dei pro, però, che io ho voluto sottolineare e identificare. Sicuramente dei fattori positivi sono legati all'interazione tra le istituzioni, soprattutto tra le istituzioni centrali.
Il lavoro e numerosi rapporti congiunti che l'Istituto Superiore di Sanità ha fatto con l'Istat testimoniano proprio l'ottima collaborazione tra queste istituzioni. Ma devo dire che come Istituto Superiore di Sanità abbiamo avuto interazioni molto positive con numerose istituzioni pubbliche. E questo sicuramente è un fattore positivo che ha potenziato il legame tra queste istituzioni, che ci ha consentito, ha messo insieme expertise tipo differente e che ci ha consentito una valutazione più globale del fenomeno Covid-19 e quello dei deceduti in particolare. Sicuramente un altro fattore positivo è stato legato alla possibilità di incrociare flussi dati diversi. Sappiamo che in condizioni di normalità, quando non c'è lo stato di emergenza, è difficile per ragioni di privacy incrociare flussi dati o mettere insieme flussi dati di natura differente. Però è assolutamente importante avere questo tipo di link per poter fare una valutazione completa delle caratteristiche di una persona, per avere dei dati più completi che possano guidare scelte di salute pubblica. Un esempio è i dati che vi ho mostrato sui deceduti in rapporto alla vaccinazione Covid-19, in cui abbiamo incrociato due flussi dati, e questo sicuramente ci ha consentito di avere una visione completa delle caratteristiche dei deceduti Covid-19. Non ultimo, aspetto a cui tengo molto come persona che viene dall'università, l'aspetto delle pubblicazioni scientifiche, che ha messo anche in evidenza quanto bene l'Italia e alcune istituzioni stanno facendo nel campo della ricerca scientifica nel Covid-19. Quindi questi sono sicuramente dei pro che questa esperienza ci ha consentito di portarci a. L'ultimo aspetto, ho solamente una diapositiva su questo, ma credo che sia rilevante la prospettiva, cioè quale sarà il futuro in termini, che cosa ci ha insegnato per il futuro questo tipo di sorveglianza. Anzitutto ci ha sottolineato la necessità di sorveglianze che includano più dati clinici, più dati con informazioni cliniche, che sono rilevanti, anche funzionali. Oggi si parla molto del tema della fragilità. È chiaro che è importante declinarlo e avere questo tipo di informazioni il più complete possibile. Ci ha insegnato la necessità di standardizzare la raccolta delle informazioni cliniche. Questo credo che sia un insegnamento per il futuro, soprattutto se vogliamo avere delle informazioni cliniche per ogni cittadino. È necessario standardizzare un minimo dataset di informazioni cliniche che devono essere raccolte dal Sistema Sanitario Nazionale in ogni suo punto e che possano essere importanti per la salute del paziente, della persona. Ci ha insegnato l'importanza, o il futuro sarà l'importanza di integrare diversi sistemi di raccolta date e diverse tipologie di flussi. Infine, questa esperienza ha aperto la porta a una nuova sorveglianza, che è una sorveglianza che partirà a breve, che è quella delle conseguenze del Covid, del long Covid, una sorveglianza clinica su questa condizione, che è una malattia cronica a tutti gli effetti, e che si caratterizza appunto per specifica sulle conseguenze del Covid dopo le 12 settimane dall'evento acuto. Quindi ha aperto anche le porte per nuovi tipi di sorveglianza. Vado a chiudere la mia presentazione con alcuni concetti, ma che sono bene o male gli stessi che ho presentato finora, e che sono legati al fatto che sicuramente il registro, questo registro dei decessi, ha fornito delle importanti informazioni, ma che è importante, che ha anche insegnato delle lezioni, che è importante per il futuro standardizzare la raccolta delle informazioni. È importante il più possibile mettere insieme banche dati e flussi dati diversi. E poi che è importante e fondamentale proprio per mettere insieme expertise e capacità diverse, il lavoro congiunto di diverse istituzioni pubbliche. Questo è stato fatto molto in questa fase epidemica, dovrà essere fatto ancora molto nel futuro. E vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, dottor Onder, per questa relazione veramente molto interessante e molto
diciamo, copiosa nei dati che ha confermato un po' che quello che ci stiamo dicendo da qualche tempo, vedo in questa, l'unico limite di questa relazione non è nella relazione, ma è nella possibilità e nel modo in cui possiamo comunicare queste realtà che sono poi molto, diciamo, molto note nell'ambito, nel nostro ambito, nell'ambito statistico, e quindi che aiuterebbero tanto a dipanare la matassa e a togliere molte pregiudizi e valutazioni più ideologiche che altro. Beh, quindi grazie molto. È il turno adesso della dottoressa Roberta Crialesi dell'Istituto Nazionale di Statistica, che ci presenterà, credo, un'altrettanto interessante relazione sulle statistiche sanitarie, vecchie e nuove esigenze informative. Anche qui lo stimolo della pandemia del Covid ha fatto moltiplicare l'ingegno. Prego, dottoressa Crialesi. Grazie, grazie professoressa, grazie a tutti i partecipanti che saluto calorosamente. Nell'avviare la mia presentazione, volevo sottolineare, ecco, ora ci siamo. Nell'avviare la mia presentazione, appunto, volevo sottolineare che io intendo dare come contributo uno sguardo ampio sul tema della tutela della salute, alla luce soprattutto della grande accelerazione normativa, alla luce delle nuove esigenze informative poste dal PNR, che, come sottolineo nel titolo, erano anche vecchie esigenze informative che vanno rafforzate e potenziate decisamente. Pertanto, sto cercando di far scorrere la. Ecco, ora scorre. Quindi questi temi che intendo trattare. Innanzitutto la crisi sanitaria, come tutte le crisi, ha grosse opportunità di cambiamento e dovremo imparare dall'esperienza fatta. Parlerò dell'impatto del Covid sulla mortalità e sulla salute, e qui sottolineo anche le osservazioni del professor Onter riguardo all'importanza strategica che è stata la collaborazione interistituzionale, in particolare tra Istat e Istituto Superiore di Sanità, ma anche con altri enti, per rispondere alle pressanti esigenze informative sorte appunto in concomitanza della pandemia. Uno sguardo anche sulla spesa e il finanziamento della sanità, e poi volevo soffermarmi su un aspetto che rappresenta una novità straordinaria, a mio avviso, che è finalmente l'avvio della certificazione elettronica delle cause di morte, e poi uno sguardo generale sulle sfide del PNR. Come dicevo, la pandemia e la crisi sanitaria ha riaffermato il valore universale della salute come bene pubblico, e soprattutto il suo ruolo chiave per il benessere e la crescita del paese. E allora cosa ci ha insegnato? Innanzitutto abbiamo assistito a un'esplosione a livello mondiale del dibattito su come dovranno essere organizzati nel prossimo futuro i sistemi sanitari per far fronte a questi cambiamenti epocali, a questo cambiamento epocale. Sono anche tornate prepotentemente alla ribalta aspetti come la prevenzione, l'igiene, il rapporto tra medicina e territorio, tra ospedali e territorio. Ma lo shock pandemico ha anche stressato quelle che sono le diverse fragilità strutturali del nostro sistema, che erano anche preesistenti all'esplodere della pandemia, e la necessità, fatta proprio poi dal PNRR, di investire in modo consistente nell'ecosistema della salute. Ovviamente a questo si aggiungono fenomeni di fondo come l'aumento delle malattie croniche legate all'invecchiamento della popolazione, che già hanno
posto sotto stress il sistema sanitario e ci ha costretto già da anni ad interrogarci sulla sua sostenibilità. E infine ha evidenziato, come sottolineava anche il dottor Onder, la pressante necessità di migliorare la raccolta e lo scambio dei dati per monitorare e gestire al meglio le questioni della salute pubblica. L'impatto del Covid sulla mortalità per causa. Sono stati mostrati i dati di una interessante collaborazione nella precedente relazione con l'Istituto Superiore di Sanità che focalizzava sulla mortalità dei pazienti risultati positivi al Covid, ma è importante anche ricercare l'impatto su tutte le cause di morte, anche sull'incremento del numero di decessi per le altre cause. Abbiamo visto che il Covid ha causato il numero di decessi più elevato dalla Seconda Guerra Mondiale. Il 60% di questi decessi è attribuito al Covid, ma anche tutte le altre cause di morte hanno subito un incremento molto molto significativo. Sono aumentati i decessi per polmonite, sono triplicati i decessi per polmonite. Questo è il risultato di uno studio fatto sui mesi di marzo e aprile, e quindi sulla prima ondata epidemica, ma sono molto, molto solidi e sono stati già ripetuti per un periodo più esteso di osservazione. Sono aumentate le demenze, è aumentato il diabete, è aumentato patologie come le cardiopatie ipertensive o anche malattie ischemiche che da anni erano in declino. Sono rimasti stabili i tumori, come potete vedere, ma l'unico decremento è quello relativo alle cause esterne, lieve peraltro, rispetto alla media del 2015-2009, appena meno di 161 decessi, dovuti soprattutto al calo degli incidenti stradali per la riduzione della circolazione, per il lockdown che ci ha appunto posto queste restrizioni nella mobilità. Ma il Covid ha avuto un impatto rilevante anche sulla salute dei cittadini italiani, non solo con riferimento alla dimensione dei contagiati e dei decessi, ma anche sulla salute dei pazienti con Covid. Qui vediamo come si siano drasticamente ridotte le prestazioni ambulatoriali nel corso del 2020, confrontate con il 2019. C'è stata una riduzione di oltre il 20% rispetto al 2019, sono stati più colpiti i bambini, c'è stata una riduzione del 33% nelle prestazioni, delle prestazioni sanitarie, in età pediatrica e solo le prestazioni, indifferibili sono, diminuite in maniera meno consistente, con un calo del 7%. E si vede anche dalla tabella che questa forte contrazione di prestazioni non ha riguardato in modo omogeneo tutte le regioni, è stata fortemente diversificata sul territorio, contribuendo così a rafforzare un quadro di disuguaglianze già esistenti. L'altra conseguenza del Covid è stata in quasi tutti i paesi OCSE, tranne pochissime eccezioni, una riduzione della speranza di vita. In Italia, Spagna e Polonia addirittura la speranza di vita è tornata ai livelli del 2010. Come era da attendersi, l'emergenza sanitaria ha comportato nel 2020 un incremento consistente della spesa sanitaria. Anche questo quasi ovunque, dati OCSE, salvo pochissime eccezioni. Quello che va sottolineato è che l'Italia è tra i paesi con un tasso di crescita più elevato rispetto al periodo, all'anno precedente la pandemia, e tale incremento è dovuto ovviamente all'aumento della spesa sanitaria pubblica.
Questo anche perché l'Italia partiva da un ammontare di risorse disponibili molto inferiore rispetto a quello di altri paesi. Infatti in Italia da oltre un decennio, vediamo in questa slide, è rallentata la crescita della spesa sanitaria corrente, quella di contabilità nazionale, e soprattutto la spesa pubblica, pur continuando a crescere in valore assoluto, non tiene in passo con l'incremento dei prezzi. C'è da dire anche che la spesa, in particolare la spesa pubblica, è ancora prevalentemente concentrata su interventi curativi, mentre risulta molto meno finanziata la prevenzione. Anche questa è stata una criticità preesistente. Il finanziamento ordinario del Servizio Sanitario Nazionale nel tempo dal 2012 ha evidenziato un andamento analogo a quello della spesa sanitaria, ma quello che va sottolineato è che la spesa è cresciuta a un ritmo inferiore rispetto a quello delle risorse assegnate e dunque emerso come già negli anni passati, il problema del deficit che negli anni passati aveva assunto dimensioni via via più importanti e solo recentemente ridimensionato grazie alla necessità di ripianare facendo fronte con addizionali regionali. Il confronto con il finanziamento è interessante anche proprio per mettere in luce problemi di governance rispetto alla copertura dei servizi. Naturalmente da questo scenario di graduale riduzione di risorse assegnate alla sanità discendono tutti i problemi e le criticità che abbiamo osservato, il blocco del turnover, del personale sanitario, i medici in Italia sono tra i più anziani rispetto agli altri paesi europei, contrazione dei posti letto, tutte le criticità di cui abbiamo discusso nel corso dell'ultimo anno. Ma c'è anche un altro aspetto che ritengo interessante sottolineare in tema di finanziamento, quale emerge da questa analisi in cui abbiamo messo a confronto la prevalenza della popolazione con almeno due patologie croniche e il finanziamento pro capite per regione. Si vede chiaramente che non c'è evidenza di una relazione significativa tra risorse assegnate e bisogno sanitario. Anzi, al contrario, in molti casi le regioni con una più alta prevalenza di malati cronici ricevono in media finanziamenti uguali o inferiori a quelle con prevalenza più bassa. Il PNR prevede una vasta gamma di interventi e ingenti finanziamenti per rafforzare la capacità di risposta a una domanda sanitaria che cresce. Ma ci torneremo tra breve perché volevo dedicare uno spazio anche per sottolineare questa importante novità che la crisi ha messo in sostanzialmente in modo, diciamo così, improvviso e prepotente, ha messo in risalto la necessità di dati tempestivi anche sulle cause di morte. Già Graziano Orner ha evidenziato alcune criticità nell'acquisizione e sorveglianza, ma la necessità di dati tempestivi anche sulle cause di morte finalmente è stata avvertita con chiarezza, è stata fatta propria dal legislatore che con il decreto legge numero 34 ha previsto proprio un articolo, l'articolo 12, dedicato all'accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi. Io mi concentrerò in particolare ai risvolti che coinvolgono le cause di morte, perché questo articolo di fatto istituisce l'invio telematico della denuncia delle cause di morte. Allo stato attuale è
praticamente concluso l'iter di definizione del decreto attuativo e quindi diciamo che è un'innovazione con cui dovremo fare i conti molto rapidamente, si pensa addirittura dal primo semestre del 2022. E in che cosa consiste questa rivoluzione che prevista dall'articolo 12 su cui noi stiamo lavorando per mettere a punto metodi e flussi informativi. Qui vedete rappresentato l'attuale flusso di mortalità per causa, un percorso molto tortuoso che per esigenze di tempo non vi racconto, ma è evidente quanto sia appunto complesso il flusso di acquisizione dal momento in cui si verifica un decesso fino a quando l'informazione giunge all'Istat per essere elaborata, trattata, elaborata e codificata. Cosa succede? Cosa succederà con il decreto attuativo dell'articolo 12? Praticamente nel momento del il medico certificatore, questa è la grande novità, o un suo o un delegato della struttura ospedaliera potrà accedere direttamente al sistema tessera sanitaria, che è il sistema di cui si è dotato appunto il MEF, per già attivo peraltro per la trasmissione telematica della ricetta medica, della ricetta di farmaci al MEF, e già attivo anche per l'invio dei certificati di assenza di malattia all'INPS. Quindi sfruttando questa architettura, con gli opportuni adattamenti che non saranno pochi ovviamente, il medico accede direttamente al sistema ed invia i dati in maniera in tempo reale all'Istat, cioè il sistema tessera sanitario, nel momento in cui il medico accede al sistema, i dati vengono trasferiti in tempo reale all'Istat. Ovviamente si parla solo della parte sanitaria della scheda di decesso, che è la scheda con cui appunto l'atto amministrativo con cui si denuncia la causa di morte, ma contemporaneamente non si vedono bene le frecce, perlomeno io non le vedo bene, però il sistema tessera sanitaria rende immediatamente disponibile questi dati sanitari, oltre che all'Istat, anche alle regioni, alle ASL di decesso, di residenza nel caso in cui non coincidano, e al comune di decesso per il tramite di ANPR. Il comune di decesso compila poi la seconda parte, la parte con le informazioni sociodemografiche, e sempre utilizzando le funzionalità di tessera sanitaria vengono tempestivamente rinviate all'Istat, che le integra e procede alle attività di appunto. Dottoressa Pialesi, dobbiamo avviarci alla conclusione. Senz'altro. Quindi questa grande innovazione, ma le sfide poste dal PNR sono tante. La missione 6, quella dedicata alla salute, dedica una dotazione di 15,63 miliardi ed è articolata in due componenti. La prima componente relativa alle reti di prossimità e strutture telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, la seconda rivolta all'innovazione e alla digitalizzazione. E allora, con riferimento alla prima componente, che è ispirata a una nuova visione dell'assistenza fondata sulla presa in carico dei cittadini per tutte le esigenze di natura assistenziale, è evidente che la programmazione e l'allocazione delle risorse per questo nuovo modello necessita di una conoscenza più approfondita dei bisogni della popolazione, soprattutto per i gruppi più vulnerabili, per gli anziani fragili, per le persone con disabilità. Storicamente l'Istat ha prodotto
fatto dati molto importanti attraverso l'indagine di popolazione sulle condizioni di salute, dati che sono stati ampiamente utilizzati per la ricerca e anche per la programmazione sanitaria. Qui è presento alcuni indicatori chiave recentemente pubblicati utilizzando l'indagine sulla salute europea, no? L'indagine appunto che fornisce dati armonizzati e con un alto grado di comparabilità sia per le politiche europee ma anche per la programmazione sanitaria nazionale. E mi fa piacere sottolineare che questi dati sono stati oggetto recentemente anche di un'analisi inedita per valutare non solo la domanda sanitaria ma anche la domanda socio-assistenziale delle persone anziane con più di 75 anni nell'ambito di una collaborazione con la Commissione per la riforma dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana, istituita presso il Ministero della Salute e presieduta dal Monsignor Paglia, che ha prodotto un rapporto di ricerca teso proprio ad individuare quei target di popolazione in condizioni di particolare vulnerabilità, non solo sanitaria, ma anche sociale, economica, abitativa e dunque a maggior rischio di istituzionalizzazione. Ed è su questi target di popolazione che dovremo continuare ad approfondire e a mantenere alta l'attenzione e monitorare l'evoluzione. Dovrebbe concludere, dottoressa Mi Crialesi. avvio alle conclusioni riprendendo un concetto che aveva già sottolineato Onder, che la diffusione delle soluzioni digitali previste dal PNR genererà sempre più una grande quantità di dati e la loro valorizzazione rappresenta la vera sfida del sistema sanitario nei prossimi anni. Ma ci sono delle criticità e le criticità sono quelle che evidenziava la relazione precedente, perché la sfida dell'interoperabilità è ancora una delle maggiori criticità, c'è cioè necessità di standardizzare e armonizzare i dati, adottare terminologie, ontologie, anagrafiche e codifiche comuni in tutto il paese. E c'è soprattutto bisogno di un aggiornamento del framework normativo, perché le attuali norme sulla privacy richiedono tutti i singoli atti autorizzativi da parte del garante. La possibilità invece di condividere dati fra sistemi diversi richiede un framework legale adeguato. In particolare vorrei sottolineare che l'integrazione tra dati sanitari e dati non sanitari o dati non afferenti al sistema sanitario attualmente è estremamente complicata. Tra i dati non sanitari rientrano anche le cause di morte, quindi sicuramente un aspetto da presidiare è una revisione della normativa che agevoli questa comunicazione, questo scambio dei dati. Quindi le sfide per il futuro sono qui riassunte: attivazione di nuovi dati per l'assistenza territoriale, potenziamento dei sistemi di sorveglianza, potenziamento dell'integrazione delle fonti statistiche con quelle amministrative e fa da sfondo la necessità di supportare il processo di valutazione del PNRR anche in termini di equità. Grazie per l'attenzione. Grazie, dottoressa Crialesi, è veramente stata un'interessantissima carrellata di dati che danno conto di diverse dimensioni, l'effetto Covid sulla mortalità non da Covid, le prestazioni sanitarie, la riduzione, la spesa. Quindi è molto interessante che noi si apra a disposizione tutta questa, diciamo, mole di dati e soprattutto la grande innovazione del potenziale della certificazione delle cause di morte elettronica. Mi spiace di avere sollecitato la chiusura, ma la regia ci impone proprio questi tempi, quindi io passo rapidamente alla dottoressa Clelia Romano dell'Istituto Nazionale di Statistica che ci presenterà una relazione sui nuovi strumenti e indagini per un'informazione pertinente in fase di emergenza. A lei la parola.
Grazie professoressa Farina, grazie a tutti i partecipanti di questa sessione. Oggi vi parlerò di due iniziative che l'Istat ha messo in campo all'inizio dell'emergenza sanitaria nel nostro paese e che sono anche rappresentative della risposta tempestiva e allo stesso tempo innovativa che è stato necessario dare ai nuovi bisogni conoscitivi indotti dall'emergenza sanitaria. Mi riferisco all'indagine di sieroprevalenza sul SARS-CoV-2 e all'indagine sul diario delle attività ai tempi del coronavirus. Si tratta, come dicevo, della risposta di alcune, cioè di una delle risposte che l'Istat ha dato a questa sfida che ci siamo trovati di fronte, una sfida che ha interessato il piano tematico e anche quello metodologico, per cui è stato necessario trovare strumenti nuovi per capire quello che stava succedendo nel paese, anche tecniche, come dire, che potessero essere utilizzate in periodi così difficili, un periodo così complesso. Le indagini, queste due indagini, ciascuna nella sua specificità, nella propria specificità, presentano molti elementi di complessità sui quali io non mi posso, per ragioni di tempo, dilungare, rimando per approfondimenti e riferimenti che sono in coda alla presentazione. Oggi mi limiterò a mettere in evidenza quelli che ritengo siano i tratti più salienti e il valore aggiunto che dal mio punto di vista hanno dato al patrimonio informativo disponibile, così come anche l'interesse che rivestono in prospettiva futura. Parto dall'indagine sulla sieroprevalenza che è stata condotta tra maggio e luglio del 2020 in base a quanto stabilito da un decreto legge, il decreto legge numero 30 del 10 maggio 2020 stabiliva la necessità identificava la necessità di fare un'indagine, una rilevazione ad hoc per stimare la reale estensione del fenomeno epidemico nel nostro paese nella prima fase, evidenziare, studiare le variabili che erano collegate al tasso di sieroprevalenza e soprattutto stimare la frazione di infezioni asintomatiche. Perché era necessario fare questo? Perché il sistema di sorveglianza sanitaria non riusciva a catturare soprattutto le infezioni asintomatiche e quindi rischiava di sottostimare le reali dimensioni del fenomeno, anche perché la capacità di fare tamponi era di gran lunga inferiore a quella attuale. Oggi noi facciamo centinaia di migliaia di tamponi al giorno, all'epoca erano decine di migliaia. Si è trattato comunque di un'iniziativa particolarmente complessa dal punto di vista metodologico ed organizzativo, che è stata possibile soltanto grazie a una forte collaborazione con il Ministero della Salute, cotitolare con l'Istat della rilevazione, e con la Croce Rossa Italiana che ha curato il lavoro sul campo. È un'esperienza, come dicevo, fortemente innovativa, perché la prima indagine svolta dall'Istat che coniuga la metodologia della Health Interview Survey con la metodologia della Health Examination Survey, perché alla somministrazione di un questionario è stato affiancato anche un test medico, in particolare un prelievo ematico per la ricerca di anticorpi anti-SARS-CoV-2 e la successiva refertazione con la conservazione dei campioni ematici presso una banca biologica, la banca biologica dell'Istituto Spallanzani. Il primo risultato che abbiamo conseguito è proprio stata la stima del tasso di sieroprevalenza nel periodo, nella prima fase, che è risultato pari al 2,5% della popolazione. 1,5 milioni di individui, quindi sono risultati positivi, si è stimato insomma una quota di circa 1,5 milioni di individui nella popolazione positiva al Covid. Una cifra pari a 6 volte la stima ufficiale che nel giugno del 2020 contava circa 234.000 infezioni, quindi si è trattato già con questo primo risultato già abbiamo dato, come dire, un'informazione di grandissima rilevanza per il comitato tecnico scientifico, che però era particolarmente interessato anche al secondo obiettivo che abbiamo conseguito, cioè la stima della frazione di infezioni asintomatiche. Abbiamo stimato pari al 31,3% delle infezioni, cioè
un positivo su 3 risultava non presentare alcuna sintomatologia, un dato assolutamente in linea con quanto tra l'altro è emerso nel corso di un'indagine analoga condotta nello stesso periodo in Spagna, dove si stimava una frazione di asintomatici pari al 32,7%. L'indagine ha consentito anche di confermare l'importanza e la capacità discriminante di alcuni sintomi rispetto ad altri, per esempio l'alterazione del gusto, l'alterazione dell'olfatto. Individuo su 4 che presentava questi sintomi nelle 2 settimane precedenti l'effettuazione del test, il test è risultato poi positivo. La proporzione scende nel momento in cui si vanno a considerare sintomatologie più generiche come la febbre, la sindrome di tipo influenzale. Ma come dicevo, questa indagine aveva anche l'obiettivo di mettere in evidenza le variabili maggiormente associate al rischio di infezione. Lo abbiamo fatto attraverso analisi esplorative, attraverso l'applicazione di modelli statistici che ci hanno consentito di evidenziare l'importanza, la crucialità di alcune variabili in particolare. Lo sappiamo tutti, nella prima fase l'epidemia si è concentrata soprattutto nelle regioni del nord e in particolare in Lombardia. E in effetti i dati ce lo hanno confermato. Risiedere in Lombardia significava avere una probabilità pari a 16 volte quella di un cittadino siciliano di contrarre l'infezione. Il rapporto scende ma resta comunque alto, fermandosi a 8-1 se confrontiamo un cittadino piemontese con un cittadino siciliano. Altro importante risultato è l'avere messo in evidenza l'importanza del contesto familiare come contesto principale di trasmissione del contagio. Avere avuto un contatto con un familiare infetto, un familiare convivente, significava avere una probabilità pari a 24 volte quella di un individuo che non si trovava nella medesima condizione. Il rapporto scende a 5-1 se i contatti sono avvenuti con persone infette in contesti diversi dal nucleo familiare, per esempio al lavoro o nella famiglia allargata. L'unica variabile sociodemografica che è risultata statisticamente significativa è la cittadinanza. Essere un cittadino straniero significava nella fase 1 avere una probabilità doppia di un cittadino italiano di contrarre l'infezione. Anche il titolo di studio è emerso come variabile importante perché avere un titolo di studio elevato esercitava un fattore protettivo. Chi al più aveva raggiunto, aveva conseguito il titolo della scuola dell'obbligo, aveva una probabilità pari una volta e mezza quello di un laureato di contrarre l'infezione. Le altre variabili considerate non sono risultate statisticamente significative, si tratta di variabili connesse non solo connesse allo stato di salute, alla condizione lavorativa, agli stili di vita, tutte variabili che il comitato tecnico aveva ritenuto importante monitorare, insomma, anche per risultati non sempre coerenti emersi da altri studi a livello internazionale. Sono soltanto, come dire, esempi della ricchezza informativa di questa indagine, che è terminata perché appunto si è svolta l'anno scorso, ma è nello stesso tempo aperta, perché il disegno metodologico, su cui appunto per ragioni di tempo non mi sono potuta soffermare, in realtà prevede la possibilità di ritornare su sottoinsiemi rappresentativi della popolazione per effettuare studi longitudinali o comunque ulteriori approfondimenti. Del resto, per lo stesso obiettivo è stata proprio prevista la banca biologica con la conservazione dei campioni ematici proprio per favorire eventuali ulteriori successivi studi. Passo alla seconda rilevazione di cui voglio parlare, è l'indagine appunto sul diario delle attività ai tempi del coronavirus, che rappresenta la risposta all'esigenza di capire l'impatto dell'epidemia, dell'emergenza sanitaria sulla vita di tutti noi. Abbiamo scelto di farlo cercando di ricostruire la giornata, quindi attraverso la metodologia del diario, ma non potevamo adottare la metodologia standard utilizzata per lo studio dell'uso del tempo, che è appunto la metodologia delle indagini Time News, troppo complessa, troppo onerosa per i rispondenti e soprattutto incompatibile con le tempistiche che avevamo. Abbiamo quindi scelto una metodologia più agile e quindi di somministrare attraverso un'intervista telefonica
elettronica dei quesiti che ci hanno consentito di rilevare le attività svolte, ma anche i cambiamenti nel tempo, del tempo dedicato a queste attività. Avendo svolto due rilevazioni, una in pieno lockdown nazionale e uno durante la seconda ondata tra dicembre 2020 e gennaio 2021, possiamo studiare questi cambiamenti non soltanto tra ciascuna ondata e la situazione prepandemica, ma anche tra le due ondate. Il tutto in un contesto informativo ovviamente più ampio, che ci consente di fotografare e di capire qual è stata in generale la risposta del Paese all'emergenza sanitaria. Lo abbiamo detto anche in altre circostanze, ma forse è utile ricordarlo: la risposta è stata improntata a una fortissima coesione sociale, evidente in tutta una serie di indicatori. Innanzitutto un elevatissimo senso di fiducia nelle istituzioni impegnate in prima linea nella lotta al coronavirus, ma anche nell'adozione di tutte le misure comportamentali anticontagio da parte della stragrande maggioranza della popolazione. Non siamo usciti di casa, il 72% non lo ha fatto. È un dato che da solo, dal mio punto di vista, riesce a evidenziare, a sottolineare lo shock che abbiamo vissuto. È uscito di casa, infatti, soltanto il 28% della popolazione. Lo ha fatto per andare a lavorare, andare a fare la spesa, andare in farmacia. Basti pensare che le indagini Time News stimano in un periodo pre-Covid una cifra pari, una percentuale pari al 90% della popolazione che effettua almeno uno spostamento. Un altro dato particolarmente significativo dei cambiamenti che abbiamo vissuto è stata la riduzione, a causa della sospensione di interi settori di attività economica, la riduzione del numero di persone che ha dedicato del tempo al lavoro in pieno lockdown. Si è dimezzata, passando dal 34%, sempre stimato dalle indagini Time News, al 16,7%. È cambiato anche il tempo dedicato alla cura, al lavoro familiare. In particolare l'attività di cura dei figli, che ne ha risentito maggiormente e che è risultata tra tutte le attività quella più time consuming, perché i 2/3 dei genitori di bambini da 0 a 14 anni vi hanno dovuto dedicare più tempo che in passato. Facilmente comprensibile, ovviamente, perché hanno dovuto assisterli spesso nella didattica a distanza o semplicemente accudirli anche in assenza di aiuti esterni alla famiglia. Di fatto, ovviamente, quasi tutti noi abbiamo avuto del tempo libero a disposizione da dedicare alle attività che più che preferivamo, ovviamente, insomma, anche soprattutto attività svolte all'interno delle mura domestiche. C'è chi ha dedicato più tempo al riposo, quindi si è svegliato più tardi, ha dormito di più, è stato più tempo a tavola, ma soprattutto la TV e le relazioni sociali, paradossalmente, sono stati due pilastri del nostro tempo libero durante il lockdown. Alla TV un cittadino su due ha dedicato più tempo, anche perché è stato il principale canale informativo attraverso cui abbiamo seguito l'andamento dell'emergenza sanitaria. Il distanziamento fisico non si è trasformato in distanziamento sociale. I 3/4 dei cittadini hanno curato le relazioni sociali nei modi in cui è stato possibile farlo, ovviamente. Molti ne hanno anche approfittato per usare le nuove tecnologie, imparare a farlo. I 2/3 vi ha dedicato più tempo che in passato. Molti hanno dedicato del tempo alla lettura, è raddoppiato rispetto alle stime delle indagini Time News, chi in un giorno medio ha dedicato del tempo alla lettura di libri, di quotidiani e riviste. Quindi un tempo, una giornata comunque molto ricca, molto eterogenea, ma non per questo semplice, non per questo facile. Perché possiamo dire questo? Perché le parole utilizzate dai cittadini per descrivere la giornata in pieno lockdown sono parole che hanno un significato prevalentemente negativo per il 56,9% della popolazione, che al di là dei lemmi utilizzati, appunto, usa parole di significato negativo. Il sentiment prevalente è quello della monotonia, della noia, ma molti rimandano anche a giornate lunghe, difficili, solitarie. Fa da contrappeso a questa immagine
immagine negativa, questo grigiore delle giornate, invece una immagine molto positiva del clima familiare, descritto con parole positive dal 76,7% della popolazione. 9 cittadini su 10 hanno definito ottime, buone, ottime le relazioni all'interno della famiglia, non senza ovviamente qualche ombra. Nel senso che una parte dei cittadini ha anche ammesso di avere timore di fare o di dire qualcosa quando si trova in famiglia. Si tratta del 9,1% della popolazione, quindi di fatto evidenziando una non serenità del clima familiare. Il 2,1% delle persone in coppia ha ammesso che durante il lockdown ci sono stati più incomprensioni, più litigi. Si tratta di quote minoritarie di popolazione, ma che merito attenzione, anche perché nella seconda ondata queste percentuali, entrambe queste percentuali, sono aumentate. Per esempio, dal 9,1 si è passati al 14,6% della popolazione che aveva timore di fare o di dire qualcosa in famiglia. Questo per dire che il prolungarsi dell'emergenza sanitaria e quindi anche delle conseguenti restrizioni ovviamente ha esacerbato delle situazioni probabilmente già critiche, già problematiche, certamente non ha aiutato a risolverle. Questo non è solo uno, come dire, una delle considerazioni che possiamo fare alla luce delle risultanze della seconda edizione di indagine, che sostanzialmente, al di là di queste criticità, conferma una forte coesione sociale, ma anche la resilienza delle relazioni familiari per la grande maggioranza della popolazione, e conferma anche il fatto che le principali norme comportamentali anticontagio sono entrate ormai a far parte delle abitudini quotidiane di tutti noi. Però soprattutto se guardiamo alla giornata, la seconda edizione, quindi nel corso della seconda ondata, già ci sono stati chiari segnali di un avvicinamento alla situazione precoce. Perché non solo si è normalizzata, diciamo così, la quota di persone che hanno dedicato tempo al lavoro, per fare riferimento agli stessi indicatori che ho citato prima, è aumentata, passando dal 28 al 58% la quota di persone che in un giorno medio sono uscite di casa, sebbene ancora lontana dal 90% che dicevo riferita a... Dottoressa Romano, andiamo verso la conclusione. Sì, ma soprattutto l'indicatore più importante è che è cresciuta per tutte le attività la quota di quanti dichiarano di dedicarvi lo stesso tempo che in un periodo prepandemico. Ovviamente la seconda edizione è stata l'occasione anche per approfondire tematiche nuove. Mi soffermo soltanto su un dato. Abbiamo chiesto agli inizi proprio della campagna vaccinale il grado di accordo con l'affermazione: se un vaccino Covid-19 diventa disponibile e consigliato, lo farei. Ebbene, abbiamo stimato un 70% di persone che hanno, manifestando accordo, hanno di fatto evidenziato l'intenzione di vaccinarsi. Un dato assolutamente in linea con quello che poi è avvenuto nei mesi successivi, visto che a 6 agosto, data di introduzione del decreto Green Pass, si stima in Italia una quota di persone che hanno, cioè si conta in Italia una quota di persone che hanno fatto almeno una dose pari al 66,4% della popolazione. Questo per dire cosa? Per dare anche un esempio, oltre che della ricchezza informativa di queste rilevazioni, della potenza, del potere informativo anche di indagini piccole, fatte su piccola scala, come appunto l'indagine sul diario delle attività di cui vi ho parlato. Concludo dicendo che cosa? Si è trattato di due iniziative, come avete visto, estremamente diverse, ma accomunate dal fatto di essere state condotte in un periodo particolarmente difficile per il nostro paese, con metodologie assolutamente innovative che hanno consentito il rilascio estremamente tempestivo dei dati, con tempistiche senza precedenti, perché queste indagini siano state pensate, realizzate e diffuse nell'arco di 3-4 mesi. Grazie proprio
Sicuramente a quello che già ho detto, c'è una grande cooperazione tra i vari settori dell'istituto, ma anche interistituzionale nel caso della sieroprevalenza, grazie alla capacità di utilizzare o trovare e utilizzare strumenti agili in grado di rispondere a nuove esigenze. Finisco dicendo che l'indagine sul diario, per esempio, rappresenta oggi un modello di riferimento per la metodologia utilizzata a livello internazionale per lo studio dell'uso del tempo in condizioni emergenziali, non necessariamente di tipo sanitario. E un'ultima riflessione, probabilmente tutti noi dovremmo anche trarre spunto da questi risultati per riflettere di più sulle potenzialità di strumenti agili come le indagini rapide, che possono sicuramente avere molta utilità anche in altri ambiti, in altri contesti e per altri obiettivi. Certamente non in sostituzione delle indagini su larga scala, ma di integrazione delle informazioni che già queste raccolgono, quindi per rispondere a bisogni conoscitivi specifici e con delle tempistiche particolarmente stringenti. Nell'ultima slide ci sono i riferimenti per eventuali approfondimenti e chiudo qui e ringrazio tutti per l'attenzione. Grazie a lei, dottoressa Romano. Mi è sembrata una relazione molto interessante anche per, diciamo, non addetti ai lavori, se posso dire, che andrebbe valorizzata molto attorno sul tema della comunicazione, perché sarebbe forse capace, relazioni come queste e diffusione di informazioni come queste sarebbero capaci di togliere un po' di tossicità alle relazioni nel nostro paese, parlare di coesione sociale, di come abbia funzionato la famiglia, con tutti i limiti che questo ha, perché lo stesso Istat sul sito porta l'incremento delle telefonate al 15-22 di donne che hanno subito proprio nel periodo del lockdown maggiori rischi di violenza domestica, però ecco, tutto questo patrimonio andrebbe proprio fatto funzionare come un'iniezione di ottimismo, di restituire a noi un'immagine più positiva di quella che tendenzialmente, per esempio, i media tendono a far passare. Grazie mille per questa relazione. Adesso abbiamo la dottoressa Sabrina Prati, sempre dell'Istituto Nazionale di Statistica, che ci parlerà della sfida per la demografia, tempestività e qualità dell'informazione. A lei la parola. Grazie professoressa Farina, saluto tutti coloro che ci stanno ascoltando. Mi fa veramente molto piacere partecipare a questa sessione e anche forse la collocazione in chiusura mi dà la possibilità di condividere con voi un po' quello che è stato l'approccio che ho scelto per la mia presentazione. Quando sono stata contattata dagli organizzatori della sessione mi hanno detto se ti dicessimo di concentrarti sulle sfide, appunto, che come produttore di statistiche demografiche ufficiali in Istat vi siete trovati a fronteggiare, che aspetti ti vengono di getto in mente? E io ho risposto veramente di getto: tempestività e qualità. Dopodiché nell'organizzare questa relazione questi due temi hanno preso una forma e tra le tante possibili cose che vi avrei potuto raccontare ho scelto un po' quella del racconto quasi intimo, nel senso vorrei far capire e trasmettere a chi non è un addetto ai lavori, come abbiamo avvertito quello che io ho chiamato lo shock da pandemia e come ci siamo organizzati per dare delle risposte a queste esigenze informative che tutto a un tratto si sono fatte pressanti e spesso confuse e con un carico, come è stato detto più volte, anche di
di pathos, di interpretazione non sempre scientifica e non sempre ideologicamente, diciamo, corretta, di fenomeni come per esempio quello dell'eccesso di decessi che a un certo punto abbiamo cominciato a constatare. Quindi vi parlerò di questo percorso tra i tanti temi che avrei potuto scegliere. Molti sono stati toccati dai colleghi, ma anche nell'ambito del settore delle statistiche demografiche avrei potuto raccontarvi altre storie, ma ho scelto come chiave di lettura proprio questa del tempo. Il tempo è una dimensione cruciale per lo studio dei fenomeni demografici, no? Noi studiamo biografie, studiamo come i comportamenti cambiano nel lungo periodo, i comportamenti rispetto all'avere o non avere figli, rispetto ai rischi appunto per la sopravvivenza, alle migrazioni, sui libri di testo fondamentali, diciamo, sulle istituzioni della demografia. Ci si dice spesso, si studia, si legge, che il tempo della demografia è un tempo che va meno veloce di quello di altre discipline, no? La generazione appunto è il luogo privilegiato in cui osservare i cambiamenti di fondo dei comportamenti demografici. Ecco, il professor Golini, per esempio, faceva questo parallelismo con prendendo ad esempio un orologio. Diceva che la demografia, il tempo della demografia si muove, ha come unità di misura la lancetta delle ore, quello dell'economia, la lancetta dei minuti, quindi la congiuntura, e invece il tempo della politica, io ho aggiunto dei media, è subito, tutto è subito, quindi la lancetta dei secondi. Ecco, lo shock che ha causato la pandemia, diciamo, ha portato la pandemia dal punto di vista delle esigenze informative di un fenomeno demografico come quello, per esempio, della mortalità, di cui avete già sentito molto parlare dal punto di vista dei risultati, è stato proprio questo, come se da un momento all'altro, dalla lancetta delle ore, bisognasse mettersi sulla lancetta dei secondi. Io ho definito demografia istantanea questo fenomeno. La demografia istantanea non è una novità nella storia della popolazione, dell'evoluzione della popolazione. Io qui ho messo nella mia presentazione, trovate degli esempi di contesti in cui in realtà questa inerzia dei fenomeni demografici ha subito dei momenti di accelerazione, quando non degli shock. Questo che trovate per esempio, un grafico che descrive dal 1862, quindi lunghi tempi di osservazione della demografia, l'andamento del tasso di natalità e di mortalità. Questa è stata sicuramente una fase fino al secondo dopoguerra, caratterizzata da un rapido cambiamento, da una demografia veloce, potremmo dire, per usare una definizione di Francesco Billari, con dei momenti drammatici come questi che trovate in corrispondenza del primo conflitto mondiale e del secondo conflitto mondiale, caratterizzati da un crollo repentino delle nascite e da un aumento altrettanto e ancora più accentuato e drammatico dei decessi. Ecco, però poi a un certo punto la demografia ha alternato a una situazione, diciamo così, di velocità, una fase più di rallentamento, sicuramente se si guarda la componente naturale, di ricambio naturale della popolazione, quindi nascite e decessi. È quello a cui abbiamo assistito passato, diciamo, il baby boom della metà degli anni 60. Nella figura a fianco trovate un zoomato, diciamo, in termini di valori assoluti, proprio l'andamento delle nascite, questa curva blu, e dei decessi dal 2002 al 2020, quindi negli anni più recenti. Anche qui cambiamenti che andavano avanti con un ritmo abbastanza rallentato, poi un nuovo punto di svolta con un crollo importante della natalità, più o meno in coincidenza con
il dispiegarsi degli effetti sociali, anche non solo economici, della grande crisi economica del 2008 e l'ammontare dei decessi che per via dell'aumento della popolazione anziana si incrementa. Ma se guardiamo, passiamo dalla dinamica naturale a quella migratoria, solo per stare all'epoca più recente, qui abbiamo diversi esempi di velocità, invece di momenti di accelerazione dei fenomeni demografici. Questo è l'andamento delle iscrizioni in anagrafe dall'estero dal 1998 al 2018. È molto interessante perché ci sono questi due rapidissimi momenti di forte incremento dell'ingresso di cittadini nel nostro paese. È una risposta ad una congiuntura diversa. Qui sono state i grandi provvedimenti di regolarizzazione a seguito degli anni 2000 previsti dalla legge Bossi-Fini. Questo è l'ingresso invece dei cittadini rumeni nell'UE. Ma in virtù quindi, diciamo, di questa caratteristica della demografia di comunque avere come punto di osservazione, come misura, diciamo, del tempo la lancetta delle ore, mi piace proporvi questo piccolo viaggio indietro nel tempo, un tempo abbastanza recente, per capire cosa significava dal punto di vista della produzione statistica ufficiale essere tempestivi e quando, il 20 febbraio del 2020. Ho scelto questa data perché ormai sappiamo che è una data storica. Il 20 febbraio del 2020 veniva di fatto identificato il primo decesso in Italia per coronavirus. È un paziente del Veneto, un cittadino di 78 anni, residente a Vo Euganeo, aveva appunto 78 anni. E se voi aveste consultato, diciamo, le notizie il 20 febbraio del 2020, aveste trovato tutti i titoli che si riferivano a questo evento, il primo decesso da coronavirus. Se quello stesso giorno voi foste andati sul sito dell'Istat a consultare dei dati demografici, perché a quel punto vi viene la curiosità di sapere ma quante persone muoiono in un giorno nel nostro paese, ecco, non avreste trovato questa informazione. Avreste trovato che i dati più recenti sui decessi per il complesso delle cause diffusi dall'Istituto Nazionale di Statistica sono quelli che vengono diffusi attraverso il bilancio demografico mensile, che era aggiornato all'epoca, quindi siamo al 20 febbraio del 2020, con i dati di agosto del 2019. Allo stesso tempo, se aveste voluto calcolare dei tassi, quant'è la forza della mortalità considerando le caratteristiche della popolazione, il dato più recente a vostra disposizione per avere la struttura per età, per sesso della popolazione sarebbe stato quello al 1 gennaio del 2019. Se poi voi foste state curiosi appunto di calcolare questi tassi, avevate bisogno anche delle stesse strutture sui numeratori, sui deceduti. Ecco, invece per avere dei dati di dettaglio sui decessi della popolazione residente, quindi per conoscerne la distribuzione per sesso, per età, avreste dovuto utilizzare i dati aggiornati al 2018, al 31 dicembre 2018, gli ultimi dati ufficiali rilasciati dall'Istat. Per lo stesso modo, lo stesso riferimento temporale sarebbe stato quello per le nascite o per i movimenti migratori. Ecco, ma mi preme sottolineare che queste tempistiche mettevano il nostro paese assolutamente nel pieno rispetto dei regolamenti sulle statistiche demografiche, assolutamente allineati con la produzione statistica ufficiale dei principali istituti nazionali di statistica dei vari paesi, cioè non è che eravamo indietro, ok? Si poteva sempre far meglio, però questa era la situazione, insomma, che viene da tutta una serie di operazioni, molte delle quali impegnano molto tempo nella raccolta delle informazioni di base necessarie per la produzione di questi dati. L'altro punto che vi invito a considerare è il 31 marzo del 2020. Prima eravamo al 29 febbraio, ora siamo al 31 marzo del 2020. Da quel primo decesso a oggi è successo di tutto. La forza dell'epidemia in termini di impatto sulla mortalità è sotto gli occhi di tutti.
l'incremento fortissimo e straordinario dei decessi che riguarda alcuni comuni, in alcune province del nord in particolare del paese, è oggetto di disanimi da parte di tutti, dell'attenzione pubblica. Dal 9 marzo siamo in lockdown nazionale, proprio per contenere la diffusione dell'epidemia, cercando quindi di contenere un impatto così devastante in termini di vite umane, oltre quello che già si andava osservando. Ecco, il 31 marzo del 2020 l'Istat rilascia per la prima volta un nuovo prodotto statistico completamente disegnato, costruito e reso disponibile dall'avvio del lockdown, una base dati per il monitoraggio dell'evoluzione giornaliera dei decessi per il complesso delle cause, quindi decessi totali, della popolazione residente. E il 31 marzo usciamo con riferimento all'andamento della mortalità nel periodo gennaio 21 marzo 2020, quindi con pochissimi giorni di ritardo data. Ovviamente non possono essere i dati esaustivi, completi per tutti i comuni, validati, che i nostri utenti sono abituati a trovare con 10 mesi di ritardo data. Abbiamo dovuto dotarci di una metodologia solida, trasparente. Abbiamo dovuto fare delle scelte per dare il più possibile dati tempestivi sulla base di quello che avevamo in casa in quel momento. E che cosa avevamo in casa in quel momento? Avevamo in casa i dati di 5.866 comuni che erano subentrati nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, però non per tutti questi comuni potevamo utilizzare l'informazione sui decessi, perché il sistema dell'ANPR non era ancora a regime, e quindi anche all'interno, tra i comuni che erano subentrati, le tempistiche con cui queste notifiche di decesso venivano trasmesse erano ben oltre quelle che servivano per le nostre esigenze di tempestività. Per cui abbiamo fatto una scelta, abbiamo scelto di selezionare i comuni che avevano alcune caratteristiche, con almeno 10 decessi dall'inizio dell'anno e con almeno un aumento della mortalità totale del 20% rispetto al corrispondente valore medio del quinquennio 2015-2019. Perché ci siamo detti: qual è il fenomeno su cui vogliamo fare attenzione in questo momento? È l'eccesso di mortalità. Lo cerco dove c'è, lo cerco sulla base dei dati che considero più affidabili tra quelli che in questo momento ho in casa. Scelta parziale, scelta coraggiosa anche dal punto di vista metodologico, ma che ci ha consentito poi di intraprendere un percorso con queste tempistiche che vedete, molto serrato. Dopo il 31 marzo siamo usciti il 9 aprile con gli stessi criteri di selezione con oltre quasi 400 comuni in più, poi il 16 aprile, poi il 23 aprile, ma tra il 31 marzo e il 4 maggio succedono tante altre cose. Succede che la risposta che Istat stava cominciando a dare diventa una risposta di sistema, ok? Viene siglato dal presidente dell'Istat Blangiardo e il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità un accordo molto importante, che è stato già richiamato più volte dai miei colleghi, che consente una lettura, di leggere insieme l'evoluzione del contesto epidemiologico con l'evoluzione dei decessi totali e l'evoluzione dei decessi Covid. Questa prima lettura congiunta viene diffusa con un report Istat Istituto Superiore di Sanità il 4 maggio del 2020 per la prima volta. Abbiamo in quell'occasione a disposizione i dati di tutti i comuni che rispettano determinati criteri di tempestività. Ci portiamo a analizzare quasi l'87% dei comuni e più o meno della popolazione. Quindi dati molto più affidabili che ci consentono per la prima volta di fare il punto sull'eccesso di mortalità totale, quindi non solo la mortalità per Covid, da Covid, ma anche
questo fenomeno più ampio, che soprattutto in prima ondata è pesato molto, di decessi classificati per una pluralità di altre cause, avete visto le relazioni che mi hanno preceduta, che andavano quindi a dare la misura più complessiva dell'impatto sulla sopravvivenza della popolazione dovuta all'epidemia da Covid-19. Sintetizzo rapidamente, ci siamo portati a avere dati per il totale dei comuni. Mi piace, trovo sia particolarmente efficace aver rappresentato in questo grafico con queste cartelli i momenti più importanti, diciamo, di diffusione dei dati. Questa è la Prati dovrebbe avvicinarsi alle conclusioni. Va bene, grazie professoressa. Questa è la prima diffusione che vi dicevo, quella del marzo, del 30 marzo, scusate, e vedete che cosa era successo nel frattempo. Questi sono gli incrementi dei decessi osservati nel frattempo e vedete che le nostre diffusioni, quelle principali, sono sempre a ridosso di momenti esemplificativi importanti della fase epidemica che hanno avuto un impatto sulla sopravvivenza. La base dati è ora aggiornata con cadenza mensile ed è patrimonio, insomma, di tutti gli utilizzatori. Nel fare questa operazione non abbiamo ovviamente non siamo venuti meno a quelli che sono i principi delle statistiche ufficiali in termini di qualità della produzione statistica. Trovate nella mia presentazione tantissimi indicatori da questo punto di vista e anche indicatori che descrivono l'ampliamento dei contenuti informativi che via via andavamo rilasciando. E due giorni fa abbiamo aggiornato la base dati con i dati per tutti i giornalieri di mortalità totale per tutti i comuni. Questo è il grafico dell'andamento nel mese di ottobre, un grafico molto importante perché ci mostra come stavamo a ottobre del 20 e come siamo a ottobre del 21. Grazie. Penso all'effetto della vaccinazione della popolazione. E dicevo, da alcuni mesi, oltre a rilasciare con 45 giorni circa di ritardo data i dati dei decessi complessivi per tutti i comuni, con circa 20 giorni di ritardo data rilasciamo anche le stime a livello regionale. Io mi devo avviare alla conclusione e non posso non citare un aspetto, se non lo avete fatto vi invito a seguire l'intervento della collega Giulia Mottura, esperta di comunicazione Istat, perché tornando alla demografia istantanea, un aspetto con cui ci siamo dovuti confrontare è stato il problema della disinformazione, dell'utilizzo distorto dei dati. Più volte la professoressa Farina nell'introdurre i nostri interventi ha caldeggiato, dice no, se si sapessero queste cose, ma in realtà queste cose si sanno e noi abbiamo cercato di comunicarle, ma il problema è che comunicare la qualità è un mestiere ed è un mestiere veramente difficile all'epoca dei social. Noi abbiamo potuto avere il supporto del nostro settore della comunicazione che ha fatto veramente un lavoro enorme per reinventare il modo con cui si comunicano a persone spesso non esperte di queste tematiche dati statistici di qualità. Concludo rapidamente dicendo che questo esempio che vi ho portato ovviamente è un risultato di rilievo, ma che non abbiamo conseguito da soli. L'abbiamo sentito dire tante volte, non si vince da soli, vale anche nella produzione di statistiche ufficiali. È stato ribadito da chi mi ha preceduto il ruolo strategico per il paese delle sinergie che si possono attivare tra enti che sono detentori di dati fondamentali che, se letti in maniera integrata, consentono di fare luce su aspetti irrinunciabili per la comprensione di quello che stiamo vivendo. E quindi va perseguito questo obiettivo, va supportato come è già stato detto e quello che abbiamo fatto ora come monitoraggio sui decessi si estende ad altre dimensioni della dinamica demografica, perché ora sorvegliato speciale l'andamento delle nascite, quindi ci stiamo attrezzando per rendere disponibili dati più di dettagli e tempestivi anche sulle nascite.
e siamo in contatto con la rete internazionale di riferimento Eurostat per avere dati che siano comparabili tra paesi, che è un altro punto più delicato della questione. Vi ringrazio e chiudo. Grazie dottoressa Prati, anche questa è una grande e interessante relazione, sono molto felice di essere stata la moderatrice di questa sessione. Vorrei sapere se prima di giungere alle conclusioni il relatore o le relatrici presenti qui desiderano aggiungere qualcosa in relazione o al proprio lavoro o al lavoro delle altre relazioni che possa essere, che faccia un po', diciamo, un collante, oppure chiudo. Va bene, allora mi avvio alle conclusioni. Intanto ringrazio il relatore e le relatrici che hanno partecipato a questa sessione, davvero tanto tanto interessante, con una massa di un volume di informazioni, di dati statistici, di informazioni preziosissime. Ringrazio naturalmente chi ha ascoltato questa sessione. Io non ho molto da aggiungere a tutto quello che avete detto, probabilmente provo forse solo a sintetizzare alcuni aspetti cruciali che mi sembrano caratterizzare essere il filo rosso di tutte queste relazioni. Ci siamo trovati di fronte a uno shock. Qualsiasi dimensione della vita è stata demolita e messa in discussione. Dal punto di vista della statistica, a me sembra, sulla base di quello che ho visto, che ci sia stato un grande sforzo da parte della statistica ufficiale, in tutto il suo sistema statistico naturalmente, non solo dell'Istat, non solo dell'Istituto Superiore di Sanità, ma di tutti una grande partecipazione per cercare di fare un passo avanti e ciò che ha reso anche la possibilità di arrivare a nuovi traguardi e nuove risorse. Mi sembra che le parole d'ordine che siano state vincenti in questo anno terribile è stato il rinforzo della cooperazione fra istituti, tra enti, che hanno potuto quindi lavorare in un modo sinergico migliore di quello che già si faceva. Un rinforzo della cooperazione che vuol dire, poi tradotto in termini concreti, anche un'integrazione del patrimonio statistico, che quindi non fa fare la somma dei dati statistici, ma dà sicuramente di più. Quello che invece ha dato in termini di stimolo a fare è il fatto di, per esempio, mi è sembrato di sentirlo da tutte le relazioni, abbiamo bisogno di standardizzare un po' più i dati, cioè abbiamo bisogno di essere consapevoli che un'agenzia che sta producendo quel dato lo produce standardizzato rispetto anche ad altri bisogni che si incrociano in questa famosa integrazione. Abbiamo bisogno di nuovi flussi, nuove informazioni e mi sembra che per esempio il passaggio di cui ha parlato la dottoressa Crialesi sulla questione delle morti sia straordinario e spero che possa essere esteso anche ad altri eventi demografici. E mi piace anche chiudere questa sessione riprendendo qualcosa che diceva la dottoressa Prati. Tutto il mondo che ha lavorato sui dati ha visto lo sforzo di tempestività. Tutti abbiamo visto quale sforzo sia stato fatto, anche assumendosi i rischi, perché la tempestività non siamo abituati alla tempestività, no? In panciolle potevamo andare a costruire i nostri decessi e così via. La tempestività c'è stata e quello che poi diciamo è la qualità maggiore delle agenzie che hanno prodotto i dati in questo anno e mezzo, in tutto questo periodo, è che hanno assicurato anche la qualità e che dalla tempestività e dalle nuove
dimensioni che sono sorte da questa pandemia, non ci si è fermati. Oggi si è in movimento per consolidare quello che si è cercato nella velocità degli eventi di realizzare. Quindi io ringrazio tutte le agenzie che hanno prodotto, tutto il sistema statistico che ha prodotto appunto dati innovativi, di qualità e tempestivi. Ringrazio chi ci ha ascoltato in questa sessione e ringrazio il relatore e le relatrici che hanno partecipato. Vi auguro tutto il bene possibile. Speriamo di avere meno bisogno di dati così drammatici. Arrivederci a tutte e tutti.